Quanto male fa vedere appunto luoghi come questi dove si è dedicato tanto tempo in gente arrivata da tutto il mondo e tutto il resto, perché sempre equipe diciamo internazionali, vederli in mano o distrutti appunto in mano all'ISIS? Che effetto fa? Peggio venduti ad acquirenti senza scrupoli. Fa male, fa molto male, per tanti motivi, anche perché quei luoghi non sono soltanto patrimonio dal punto di vista culturale, sono patrimonio delle persone che ci vivono, sono parte della nostra e della loro memoria collettiva. Insomma, sono parte della vita delle persone. Ci sono molti modi di uccidere un popolo. Distruggere la storia e la cultura vuol dire massacrarlo senza ucciderlo fisicamente. Fa male e mi fa rabbia, quindi non è vero che ha una risposta seria. Mi fa rabbia ed è uno dei motivi per cui continuo da tempo a denunciare queste cose e continuerò a farlo. Perché non è vero che è disgiunto dal problema umanitario, ovviamente la morte delle persone è sempre più grave, ma sono due aspetti della stessa medaglia. E denunciare questa cosa vuol dire mantenere viva la memoria. Mi fa rabbia quello che dico, finché anche soltanto una persona parlerà di Palmira, di Aleppo, di Azankei, che una sola di queste foto o un video girerà per il mondo, chi vi vuole distruggere o far sparire la faccia della terra non potrà vincere. Ecco, adesso ci parliamo proprio di immagini di Giancarlo. Sono fotografie che lui ha raccolto in questi anni, prima quando lavorava, adesso quando c'è stato questo stato in Iraq. Siamo stati adesso in Iraq in periodi molto ravvicinati, io e lui, siamo stati anche in luoghi simili, abbiamo frequentato anche persone in comune. Insomma, questa cosa fa sempre strano perché il mondo è talmente grande che poi ci si ritrova. La cosa per esempio che di cui in questi giorni si parla moltissimo, per esempio, anche se sembra che stiamo deviando l'argomento, ma invece in realtà l'argomento è proprio il suo, si parla molto degli yazidi in questi giorni, è stata liberata Sinjar, quindi si parla di questo popolo che sconosciuto ai più, ai quali a Saddam dava un'accezione, la Ya dava un'accezione islamica per dargli un marchio, mentre noi abbiamo deciso l'anno scorso, siccome una giornalista italiana ha decretato fossero cristiani, per un anno abbiamo continuato a dire che gli yazidi sono cristiani, che gli yazidi sono yazidi. E quindi sono popoli che sono popoli antichi che appunto sono radicati in quelle zone, come anche gli stessi cristiani, che hanno una situazione molto molto complicata. Ma stando a luoghi visti e vissuti, per esempio, a Palmira ci arriviamo tra un attimo, Aleppo per esempio è un luogo straordinariamente importante perché era una città bellissima ed era una città anche dove c'era anche molto turismo, dove tanta gente andava a vedere quello che a Palmira, ad Aleppo c'è. Oggi di Aleppo le notizie che si hanno sono solo di distruzione. Sì, allora io vedo che non riescono più le immagini, mi dispiace. Allora, Aleppo è una delle città più belle del mondo. Una delle città più antiche del mondo, era il suo succo, era conosciuto come uno dei più belli, il più bello del mondo arabo dopo il canale del Cairo. E le notizie che si hanno, le immagini che si hanno, è che al momento di Aleppo non esiste più nulla. Cioè Aleppo è una collina di rovine, di macerie, in cui pochi sopravvissuti, sventurati che non possono scappare, vivono negli scantinati. Quindi parliamo di un danno inimmaginabile. Anche questo è uno dei danni collaterali. Aleppo è stata bombardata variamente sia dall'esercito di Assad, sia dall'ISIS, sia adesso insomma praticamente chiunque ci ha combattuto l'ha danneggiata sostanzialmente. E quindi Aleppo in condizioni molto molto disastrose, insomma. Di fatto quella che era la città vecchia non esiste più.